ogni architettura nasce dalla terra e dagli uomini di quella terra, in armonia con le esigenze di vita e dell'evolversi di questa nell'ambiente. Per le sue qualità ambientali ed etniche, la Valle d'Aosta vive di una tradizione architettonica superba, inequivocabile e insieme nobilmente sottile nelle sue differenziazioni dalle altre architetture tipiche alpine. Ancora oggi, volontà e disposizioni, più o meno apertamente, auspicano la costruzione montana informata al folklore e al mimetismo col paesaggio. Volere un'architettura folcloristica vuol dire ripetere un modo che gli stessi costruttori di baite, gli stessi maestri artigiani che col legno e la pietra costruirono autentiche architetture, oggi non vorrebbero più accettare. Oggi, imitare forme e adombrare strutture di antiche costruzioni, nate da possibilità materiali e particolari destinazioni, ora scomparse o mutate, equivale a costruire la scenografia di una realtà inesistente. Uscire, anziché inserirsi, nella tradizione. Tradizione è continuo e vivente fluire di nuove forme, è fiume armonioso e differente in ogni ansa, e non acqua stagnante o ritorno. Ritenere a priori che tutto quanto oggi costruiamo sia causa di deturpazione del paesaggio è altra pretesa romantica che tristemente denuncia la profonda sfiducia che abbiamo nel nostro mondo interiore. Come sempre, è problema di sensibilità. Al facile dilemma se violentare o copiare, occorre rispondere affrontando il terzo corno che, come sempre, si identifica nel perenne creare. Le nuove costruzioni montane debbono avere un'autonomia e una sincerità propria che tragga la sua ragione d'essere da una completa visione di un problema attuale del costruire in montagna. Lo stile dell'architettura montana non si può predeterminare attraverso un'arbitraria imposizione dettata da una abitudine mentale letteraria e astratta insieme. A ogni problema costruttivo, in funzione dell'ubicazione e della destinazione, corrisponde una soluzione che si deve risolvere in architettura autentica e che automaticamente si inserisce in bellezza nel paesaggio. Nuovi materiali, nuove tecniche possono e devono, come per il passato, dar modo di creare un'architettura montana espressione di un mondo attuale idealmente coerente. Dovere dell'architetto, oggi più che mai, di creare, se può,
a dispetto delle istanze di una maggioranza. Per me si tratta sempre di affrontare il problema del costruire senza preoccuparmi se entro o meno nei canoni dell'architettura del nostro tempo o di tutti i tempi. Cioè, non penso architettura. La mia cultura nasce ogni volta. Non mi preoccupo di esprimere alcunché. Entro invece nel cuore e nella storia di quanto devo fare cercando di vivere la vita dell'organismo che devo costruire. Vita tecnica, cioè funzionale, costruttiva, psicologica e quant'altro. Non vi sono tabù. L'importante è di gettarsi con fede e cuore fermo. All'espressione estetica pensa qualcuno dei miei angeli custodi. Affidato al vuoto, so per esperienza che il paracadute si apre da sé. L'artista non può fare a meno di un pubblico. Quando questo gli manca, lo inventa, negando il presente e inventando per il futuro. Ich geh's gleich, ich seh ihr müsst, geh's hier gehen.